Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione uno degli ultimi mouse prodotti dall'azienda taiwanese Cooler Master e parliamo precisamente del Master Mouse MM530. Come potete già notare dall'immagine illustrativa presente sulla confezione nella parte frontale, il MM530 possiamo dire è un'evoluzione e miglioramento dei precedenti Alcor e Mizar, due mouse per giocatori con presa Palm Grip o Claw Grip. Partendo dalla confezione, classica confezione molto elegante in stile Cooler Master per quanto riguarda gli ultimi prodotti della serie gaming. Nella parte frontale troviamo l'immagine illustrativa, il modello del mouse, nella parte superiore un logo che ci ricorda la dotazione e la caratteristica della retromiazione di tipo RGB. Nel retro della confezione un'ulteriore immagine illustrativa del prodotto con le caratteristiche riportate in diverse lingue, tra cui anche l'italiano. Andando ad unboxarlo e quindi ad estrarre il contenuto, troveremo all'interno una classica Quick Start Guide che ci riporta un po' le funzioni principali dei tasti presenti sul mouse, che sono 7 in totale. Ed infine il mouse stesso, che è il Cooler Master Mouse MM530, come abbiamo già detto. Come possiamo osservare, il design è classico ed elegante, colorazione sempre total black. Avvicinandoci possiamo osservare meglio la forma e l'ergonomia di questo mouse. Abbiamo recensito qualche settimana fa il Cougar Surpassion, che come già avevamo anticipato era praticamente identico a questo modello. Questo modello può essere identico al Cougar, ovviamente prodotti da due aziende totalmente differenti, però come dire, la shell, la scocca principale di base è quella. Nel dorso troviamo il logo della Cooler Master, il nuovo logo della Cooler Master su una forma esagonale. Questa è la prima delle tre zone di retromiazione RGB. Passiamo nella parte avanzata dove troviamo due tasti dal buon feedback per lo switch DDP on the fly, aumentare e diminuire. Potremmo impostare fino a 12.000 partendo da un minimo di 400. La seconda zona di retroilluminazione, la terza è la rotellina di tipo cliccabile con un classico rivestimento gommato. Non mancano i due tasti principali dotati di switch Omron. La superficie centrale è in plastica con un effetto rugoso, quindi migliorerà sicuramente il grip. Lateralmente troviamo degli inserti texturizzati in gomma. Infatti, spostandoci nel lato di sinistra, possiamo osservare inserti in gomma esagonale, nido d'ape come lo volete chiamare. Nella parte superiore troviamo due tasti laterali dal buon feedback, anche questi con una finitura in plastica lucida che seguono appunto la forma del mouse stesso. Nel lato di destra non troviamo alcun tasto laterale, unicamente la superficie gommata. Come possiamo osservare, è un mouse per destrorsi, comunque ergonomico, e la presa ideale per questo mouse è la Palm Grip o eventualmente la Claw Grip. Eventualmente anche una fingertip è possibile, ovviamente a seconda della mano della persona e della comodità della persona stessa. Ci spostiamo nel lato frontale per osservare meglio la forma e il design del Master Mouse MM530. Nel lato inferiore troviamo due mousefit e nella parte quasi centrale troviamo il sensore, che è un sensore ottico PixArt PMW3360, classico comune degli ultimi mouse da gaming di una certa fascia da 12.000 dpi. Troviamo un cavo rivestito in gomma e non in treccia di tessuto, abbastanza flessibile, e un connettore USB placcato oro con un inserto viola all'interno rispetto a quello classico bianco, verde della Razer per esempio e di altri brand. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com dove troverete come sempre la recensione completa, i nostri test, le nostre immagini dettagliate e tutto ciò che vi riguarda comunque il prodotto in sé. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.